Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo e specialissimo video, anche collaborazione tra l'altro, sui finali alternativi di Omori. Io ci tenevo particolarmente, ragazzi, a fare questo video perché appunto diversi di voi mi hanno accennato nei commenti al fatto che questo gioco avesse appunto più finali. Il punto è che farli tutti, ragazzi, sarebbe stato veramente tipo impossibile, perché mi sembra di aver capito che per vederne qualcuno bisognava tipo proprio cambiare delle scelte, ragazzi, quasi a inizio gioco. Quindi sarebbe stato veramente impossibile per me vederli giocando, perché avrebbe significato rigiocare tutto quanto Omori, e la cosa era veramente abbastanza improponibile, ragazzi, essendo Omori un gioco veramente molto lungo. E quindi ovviamente, ragazzi, sarebbe stato più semplice, diretto e veloce fare direttamente una reaction ai finali alternativi, comunque insomma ai più finali di Omori, guardandoli ovviamente su YouTube. E tra l'altro sotto fidatissimo consiglio del content creator, ragazzi, con cui sto collaborando in questo video, Fede AG. Io lo ringrazio ancora veramente di cuore per avermi proposto questa incredibile collaborazione. Lui, ragazzi, si occupa solo ed esclusivamente appunto di Omori, mi sembra di aver capito. Nel suo canale YouTube fa video solo ed unicamente in inglese, ma questo poco importa, ragazzi. Se vi interessa Omori, io comunque vi consiglio ovviamente di andarlo a seguire. E quindi chi meglio di lui avrebbe potuto aiutarmi nell'analisi, principalmente, perché quella, ragazzi, quella che mi importa, di questi altri finali che stiamo per andare a vedere. Quindi avrete la mia reaction, comunque finali, e a seguito delle mie reaction avrete le interessanti spiegazioni di chi comunque di Omori ne sa più di me, sarebbe a dire appunto del caro Fede AG. Io intanto gli lancio un attimino la linea per presentarvelo, e perché, ragazzi, ha da fare comunque una qualche premessa prima di andare a vedere gli altri finali. Vai, Fede! Ciao iscritti di Giocherina, io sono Fede AG, sono un content creator internazionale di Omori, faccio molto spesso, sempre, video in inglese, perciò se già mi conoscete potrebbe sembrarvi strano il fatto che io stia parlando italiano in questo momento, wow! Sono qui oggi per aiutare Giocherina, poiché ha finito da poco Omori e so anche che gli è piaciuto tantissimo, per farle da guida, scoprire e capire gli altri finali del gioco. Ho bisogno di fare qualche piccola premessa: Omori ha due route principali, la Sunny Route e la Omori Route, anche più conosciuta come Hikikomori Route. Giocherina ha giocato sulla route principale, ovvero la Sunny Route. Come si sblocca? Una volta finito il prologo, ovvero dopo aver battuto Space Boy ed essersi svegliato, Kel busserà alla porta. Noi lì abbiamo una scelta, quella di aprirgli la porta o di non farlo, quella di uscire di casa o quella di rimanere dentro casa. È qui che si decide il destino di Sunny, poiché se rimaneremo in casa, il gioco ci bloccherà sulla Hikikomori Route. Ho dovuto fare la distinzione tra le due route perché è importante che voi sappiate che nella Hikikomori Route potrete ottenere solo due finali e nessuno di questi è bello. E più avanti vi dirò quali potrete ottenere. Le spiegazioni saranno semplicissime, perché sono sicuro che Giocherina ci arriverà da sola, però comunque accompagnerò le sue reazioni durante il video. Giocherina ha ottenuto il finale più bello, ovvero il good ending. C'è un altro finale chiamato secret ending che è altrettanto bello, poiché è identico, se non per una singola scena in più. Questa scena si sblocca se noi, nel secondo giorno nel Dream World, annaffieremo le piante di Basil. E quindi, ragazzi, la prima cosa che andremo a guardare insieme sarà quello che viene definito di regola tipo true ending, o perlomeno, ragazzi, tipo finale con una scena appunto segreta, se la vogliamo chiamare così, come la definiva appunto Fede. Quanto pare l'avrei ottenuta anche io, perché ho appunto fatto il good ending, l'avrei ottenuta anche io se mi fossi ricordata, ragazzi, di prendermi cura e annaffiare i fiori di Basil, cosa che ovviamente mi è completamente passata di mente, purtroppo. Quindi questa scena ce la siamo persa, dura veramente molto poco, ma io direi ovviamente allora, ragazzi, di andarla a guardare insieme. Sembrerebbe essere appunto alla, insomma, alla fine dei titoli di coda, visto che c'era il ringraziamento finale. Oh, Basil che si... Oh.
Ma porca miseriaccia, ragazzi. Adesso mi sta a venire, raga, un nervoso per non averla, insomma, vista appunto a fine serie. Perché per quanto duri davvero poco, è comunque una scena estremamente emozionante. Direi anche abbastanza esplicativa, per quanto semplice. Perché Omori e Basil si guardano e si sorridono. E quell'ombra che li perseguitava da anni scompare. Ergo, ovviamente, immagino stia a rappresentare il fatto che Sunny e Basil si siano tipo perdonati. Sarebbe stato davvero molto molto tenero, ragazzi, vederla. Peccato, però. Va bene così, l'abbiamo vista adesso. Questo piccolo gesto di cura e riguardo verso Basil ci premierà più avanti, appunto proprio nel finale del gioco, vedremo Sunny per la prima volta sorridere a Basil. Basil risponde anche lui con un sorriso e ci fa intendere che si sono perdonati. E questo è il secret ending. Mi dispiace, ma i finali decenti sono finiti qua. Decenti nel senso positivi, ovviamente. Il resto di finali sono tutti brutti, nel senso che non c'è niente da sorridere. Proprio niente. Il bad ending principale si ottiene arrendendosi ad Omori durante la sua fight finale. Ok ragazzi, adesso a quanto pare, a quanto appunto ci spiega Fede, ci aspettano soltanto i bad endings, cioè sarebbe a dire i finali alternativi brutti, chiamiamoli così, negativi. Quindi questo, ragazzi, sarebbe accaduto se io effettivamente mi fossi arresa durante la boss fight finale. Fortuna ha voluto, ragazzi, che io non l'abbia fatto, perché penso, insomma, io adesso non so come sia questo bad ending, però penso che forse mi avrebbe fatto veramente molto molto più male, perché comunque, per quanto non sappiamo alla fine cosa succeda dopo il good ending, penso sia meglio vedere un good ending che vedere un bad ending, giusto? Quindi andiamo a vedere questo primo bad ending e poi ovviamente seguirà la spiegazione di Fede. Ok, infatti qua ragazzi è in corso la battaglia finale, che suppongo appunto, ecco, finirà a breve infatti. Tra l'altro questa forse, non so se era la prima fase, adesso non ricordo di preciso, ma in ogni caso, a prescindere dalla fase, probabilmente sarebbe successa la stessa cosa se appunto fosse stato scelto il no. E di vuoi riprovare? Io ho sempre scelto sì. Sempre. No, non mi sarei arresa, ragazzi, per nulla al mondo. Qua invece, appunto, vedete, viene scelto il no, perché veniva data anche questa possibilità. Quindi ecco Sunny e Omori. Sunny si arrende. Vedete? Si è arreso alla sua parte malvagia. Se la vogliamo chiamare così. Esattamente, sì, perché nella nostra, ragazzi, cutscene invece era Omori a scomparire. Quindi qua è successo l'esatto opposto. Quindi adesso non ci resta che scoprire, ragazzi, cosa sarebbe successo se avessi scelto no. Benvenuto nello spazio bianco. Ok. Questa tra l'altro è la scena che si vedeva inizio game, se non sbaglio. Mi sei... Ok, è vissuto qui da quando riesce a ricordare. Quindi ci avrebbero riportato comunque allo spazio bianco. Ok. Gattino ancora qua. Per asciugare le tue lacrime. Qua c'era ovviamente l'album degli schizzi, chiamiamoli così. La lampadina non c'è più, però ovviamente, perché comunque Sunny l'aveva distrutta, ci ricordiamo. Ok. E una volta aperta la porta, sono molto curiosa, vi devo dire, anche se I bad ending un pochettino mi spaventano. Vi devo dire sinceramente. Ok. Tornato qua nel mondo dei sogni. E dove ci avrebbe condotto di nuovo nel mondo dei sogni?
Mi sarebbe durato comunque un po' di più, mi sa. Allora, sta musica non è che sia proprio incoraggiante. Oh mio Dio. Le stanno in ospedale con la band e tutto il resto. È lunga fino a sotto, vuoi saltare? What the fuck? Ancora? Oh mio Dio. Questo è davvero il mondo dei sogni o l'ha fatto per davvero? Oddio, penso sia comunque il mondo dei sogni. Allora, io credo ragazzi che avrò tolto l'audio perché c'è una canzone che mi sembra appunto sia coperta da copyright, ma... sono abbastanza sconvolta perché mi sa che non era il mondo dei sogni. Cioè, quindi ha deciso di fare questa cosa. Cioè, regà, è terrificante pure questo. È terrificante il fatto che lui abbia deciso di uccidersi perché evidentemente non riusciva più. Evidentemente non riusciva più a sopportare il peso che si era portato addosso per anni. Cioè, non so quanto durerà ancora, ma se ci sono. No, dovrebbero stare per finire i titoli di coda, ma. Fatemi tirare un sospiro, cioè, fatemi fare respiro profondo perché spero non si veda quando arriva a terra. E niente, questo ragazzi appunto era... Mamma mia, questo primo bad ending. Scusate se sorrido, regà, per non andare in ansia perché, cioè, mi dico... Meno male, veramente raga, meno male che ho deciso di non arrendermi fino all'ultimo, perché se io avessi assistito a una roba del genere, penso che sarebbe stato uno dei finali più traumatici di tutti i giochi che io abbia mai giocato, quindi almeno questo nella mia run, perlomeno, me lo sono risparmiato. Per cui io direi ragazzi di dare la linea a Fede. Se ci arrendiamo, Sunny non solo si arrende ad Omori e quindi non perdonerà se stesso, non accetterà se stesso, i sensi di colpa saranno più forti. Ma si arrende alla vita stessa. Vediamo una scena in cui Sunny sparisce, al posto di Omori. Omori torna nel Dream World, ma Sunny ha già preso una decisione. Infatti, ci chiederà il gioco, affacciandoci ad un balcone, di buttarci. Ed è l'unica scelta possibile. In questo bad ending, vediamo Sunny cadere dall'ospedale, che tra l'altro lunghissimo, altissimo. Non è possibile, non esiste un ospedale così alto. È simbolico. È soprattutto simbolico e mi mette tanta inquietudine, poiché essendo una storia molto realistica, io la reputo molto realistica, il fatto che Sunny abbia deciso che era il momento di farla finita, poiché non riusciva ad affrontare le sue paure, non riusciva ad affrontare il confronto con i suoi amici, fa proprio brutto pensare che molte persone si possono ritrovare nella stessa situazione di Sunny, e quindi questo è il bad ending. Tutti gli altri finali sono invece considerati normal ending, ovvero finali normali. Ma non perché siano finali noiosi o dove non succede nulla di particolare. Più o meno. Non proprio. Sono considerati normal ending perché sono tutti loro molto simili, ma cambia decisamente il contesto. Sono due tipi di finali, ma il contesto dietro ad ognuno cambia. Nella Sunny Route, ovvero quella dove usciamo di casa e durante l'ultimo giorno, durante lo sleepover da Basil, noi possiamo decidere, dopo aver scoperto la verità, di rimanere nel letto e quindi continuare a dormire senza andare a salvare Basil, o di andarcene direttamente a casa. Ok, quindi adesso ci tocca ragazzi guardare quest'altro finale. Ok, questa è la notte, l'ultima notte insomma, in cui siamo tutti quanti rimasti a dormire a casa di Basil. E l'unica cosa che mi sia venuta a me in mente di fare, ovviamente, è stata andare da Basil. Quindi evidentemente se poteva fare anche altro. Quindi vediamo un attimino cos'altro avremmo potuto fare. Ok, quindi rimettersi a dormire, ergo far passare la notte così a Basil senza fare nulla. Questo significa, mi sembra di capire. Dove sono gli altri? Ok.
Che succede? Che è successo? Mi dispiace così tanto, Basil, per favore perdonami. What? Perché Basil? Perché l'hai fatto? Perché questo... cioè, perché continua a succedere? Che cosa? Ok. La cosa dietro di noi. Non dovresti vedere questo. Quindi è previsto che tu te ne vada domani, trasferisca domani. Sulla, insomma, sulla buona via per un nuovo inizio. Ci occuperemo noi di tutto qui. Di cosa? Vai avanti, staremo bene, penso. Perché? Perché sono così inutile? Ma perché? Ok, vuoi guardare la stanza di Basil? Ho paura. Che cazzo è successo? Oh mio Dio! 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 Oh mio Dio, regà! Oh mio Dio! Scusatemi se non... Ok, allora, perché in questo video adesso ci sta praticamente spiegando che facendo questa cosa poi forse si hanno altre due possibilità. Io continuo a dire che per fortuna per una volta la mia testa mi ha detto di fare la cosa giusta, di non arrendermi, perché raga, provate a immaginarvi se mi fosse venuto in mente di non andare nella stanza di Basil, quindi di non... cioè, ho deciso fino all'ultimo comunque di non lasciare andare le cose, né con la battaglia con Mori, né con Basil, perché se fossi stata più incosciente e avessi deciso di restare a dormire, sarebbe successo questo. E io penso, ragazzi, che nel corso della mia run non avrei potuto sopportare umanamente anche questa cosa. Non avrei potuto, perché non andando ad aiutare Basil, lui avrebbe deciso di togliersi la vita, ragazzi. Sarebbe stata una cosa veramente fin troppo devastante, ok? Quindi, tornando a casa... quindi c'era data anche la possibilità, dopo, cioè, il suicidio di Basil, di tornare fino a casa. Una volta tornati a casa non poter andare via. Non capisco perché c'è il coltello in cucina. Ma che cazzo... e o Mori? Oh, scusate ragazzi, io ho tolto lo schermo intero ma ero talmente scioccata che non ci ho fatto minimamente caso. Cioè, questo gioco, ragazzi, già è stato sconvolgente, così lo sarebbe stato ancora di più. Cioè, sarebbe stato veramente insopportabile. E già lo è stato abbastanza così. Figuriamoci con dei finali del genere. Io penso che non avrei potuto reggere, ragazzi. Quindi, ok, è data la possibilità di prendere il coltello per qualche strauso motivo. Ok, niente qualcosa. Oddio, è qua qualcosa. Quindi si può decidere di andare a dormire a casa. Cosa sarebbe successo in questo caso? Ok, bentornato quindi nello spazio bianco. E non c'è porta, attenzione. Questo è da notare, stavolta non c'è la porta per uscire. Quando... non c'è nulla nell'album da disegno.
Bisognerebbe capire, ragazzi, se si è pugnalato davvero da solo o nel sonno. Quindi pure in questo caso, comunque, Sunny, ragazzi, sarebbe morto. In ogni caso, quindi, cioè, in questi finali qua. Solo che qui, ok, sarebbe finito così. In questo finale, sia Basil che Sunny sarebbero morti, ragazzi. Cioè, è terrificante. Ok, questo mi sa proprio, ragazzi, che era l'ultimo finale. Io continuo ad essere felicissima di essere riuscita inconsapevolmente ad ottenere il good ending, per quanto mi dispiaccia non aver visto la scena segreta, ma per il resto, ragazzi, vedere questi altri finali qua sarebbe stato troppo insopportabile per me. Nel frattempo che cerco di riprendermi, passo la linea a Fede. Noi quella stessa notte potremmo decidere o di prendere il coltello, andare a dormire, poi svegliarci morti, perché Sunny probabilmente con un tic nervoso, qualche spasmo, probabilmente si uccide nel sonno. I titoli di coda saranno accompagnati con uno squillo di telefono che continua imperterrito. Ed è la madre che lo chiama e nessuno risponde. Mentre nel caso Sunny è ancora vivo e trasloca, i titoli di coda saranno stavolta accompagnati da delle sirene. E questo perché Basil quella notte si è suicidato. E vivremo per sempre felici e contenti sapendo che il nostro migliore amico si è ammazzato per colpa nostra. Questi due finali normali che vi ho spiegato sono due e possono essere sbloccati durante la Sunny Route. Ma anche nell'Omori Route hanno la loro controparte. Sono completamente identici, solo che non saremmo mai usciti di casa. Sono identici, non vi preoccupate. E questi erano tutti i finali di Omori. Quindi in tutto Omori ha 6 finali sbloccabili più uno segreto. Ringrazio Giocherina per avermi dato questo spazio nella community italiana di Omori, poiché siamo tre gatti. Se vi è piaciuto Omori vi consiglio di passare nel mio canale e niente, vi saluto. Che dire, ragazzi? Allora, questo video sui finali alternativi di Omori finisce qui. Io ringrazio veramente ancora di cuore Fede AG per la sua spiegazione chiara e interessante riguardo appunto questi finali alternativi e grazie ancora di cuore per la collaborazione. E quindi che dire, ragazzi, che questo gioco è stato sconvolgente in ogni caso. Finale buono, finale alternativo cattivo, finale di cacca, qualsiasi tipo. Questo gioco comunque continuerà a restare nella mia memoria come uno dei giochi più emozionanti e sconvolgenti che io abbia mai giocato. Come sempre, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Fatemi sapere che cosa ve ne è sembrato di questi finali alternativi, se voi avete giocato, quale avete ottenuto o comunque veramente che cosa ne pensate. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!